Salve, sono Luciana Maci e oggi parliamo della Svastica sul Sole di Philip Dick, Fanucci Editore. Philip Dick è considerato un grande autore di fantascienza, ma io penso che sia molto di più. Philip Dick è un grande autore, è forse il più grande autore americano del secolo scorso. La Svastica sul Sole è un libro interessante. Io ho letto alcuni libri di Philip Dick, mi è piaciuto moltissimo Ubik, poi c'è naturalmente Do Android of Electric Sheep, che significa ma gli androidi sognano le pecore elettriche, che poi è diventato il film Blade Runner, insomma un film culto della storia del cinema, ma Philip Dick è stato molto prolifico, ha scritto tantissimo. Ha avuto una vita decisamente turbolenta, come i suoi fan sanno, ha molto vissuto e molto sofferto. È nato a Chicago negli anni 20, probabilmente soffriva di una forma di schizofrenia, anche di depressione, è diventato dipendente dalle anfetamine, dagli psicofarmaci, probabilmente ha fatto uso di droghe, anche se pare in maniera non così frequente come l'acido lisergico, l'LSD, ma tutta questa vita turbolenta dove ci sono state anche cinque mogli, una vita anche di povertà, perché non ha mai conosciuto un vero benessere, l'ha portato comunque ad essere estremamente creativo e a tradurre anche tutte queste avventure non sempre piacevoli, in trovate veramente geniali. E purtroppo non ha potuto vedere il proprio successo perché, proprio quando stava per uscire il film Blade Runner, che l'avrebbe consacrato, agli occhi di tutti come un grande autore, Philip Dick è morto. La Svastica sul Sole è un libro interessante, innanzitutto perché è un libro storico alla Sliding Doors, direi io, cioè, ci propone un mondo capovolto, risponde alla domanda: e se alla Seconda Guerra Mondiale avessero vinto i tedeschi e i giapponesi e avessero perso gli Stati Uniti? In fondo, se ci pensiamo, non è una cosa impossibile, insomma, tutto può essere nella storia. È andata così, hanno vinto gli americani, hanno vinto gli alleati, ma poteva benissimo essere appunto il contrario. E Philip Dick ci racconta questa storia. In questa storia dove i nazisti sono al potere, sono i padroni del mondo, c'è ancora Hitler che poi a un certo punto sparisce, viene sostituito, cioè se si vogliono sostituire a lui i vari gerarchi nazisti che si fanno la guerra, c'è il Giappone che è una potenza fortissima e ci sono gli Stati Uniti che sono praticamente diventati una colonia molto povera, piena di gente depressa, oppressa, devastata, dall'essere appunto stati perdenti in questa guerra. Il libro è ricco di personaggi, di trame, sottotrame, non sarebbe neanche giusto raccontarlo tutto per filo per segno, però vorrei parlare di alcuni elementi che mi hanno particolarmente colpito. Per esempio la figura di Frank Frink, uno dei protagonisti, che in realtà si chiama Fink di cognome, che è un tipico cognome ebraico, ma dato che ci sono i nazisti al potere nel mondo, lui si è dovuto cambiare il cognome perché ancora i nazisti perseguitano gli ebrei. Non solo, ma hanno quasi tentato un genocidio totale dell'Africa, insomma, quindi la situazione è veramente da regime mondiale. Ecco, questo Frank Frink è un operaio orafo, lavorava in un'azienda, viene licenziato dall'azienda e l'azienda produceva manufatti dell'era prebellica, però falsi, cioè praticamente oggetti, chincaglierie, ricordini dell'America prima della Seconda Guerra Mondiale. Questo è abbastanza curioso, fa pensare a noi occidentali quando andiamo in visita nei paesi poveri o poco sviluppati che compriamo il ciondolo fatto a mano dall'abitante locale. Ecco, insomma, gli Stati Uniti si sono ridotti a un'economia talmente misera che campa di ricordini venduti ai turisti, peraltro ricordini falsi. E invece Frink, dopo essere stato licenziato dalla sua azienda, decide che vuole
produrre insieme a un collega dei manufatti, però veri, fatti da lui, quindi delle collane, degli orecchini, fatti da veri americani e che non vengano spacciati per antichi e che non siano falsi. E questo è un leitmotiv che ritorna nella letteratura di Philip Dick, per esempio in Cronache dal dopobomba, un altro bellissimo testo in cui l'autore si immagina un mondo dopo una grande guerra atomica, quindi un mondo praticamente distrutto con pochissimi superstiti, ma questi superstiti ricominciano dal nulla per risollevarsi, ricominciano da piccoli oggetti, tornano a fare un po' gli artigiani, perché poi tutta la tecnologia, tutta la modernità si è persa, distrutta dalla bomba atomica. Ecco, c'è in film di questo senso del ricominciare, del risollevarsi dal disastro partendo dalle piccole cose. Un altro elemento che mi ha molto colpito del libro è il gioco di scatole cinesi che innesca a un certo punto, perché a un certo punto del libro si viene a scoprire che sta circolando un altro libro di un autore in cui si ipotizza, si immagina che la seconda guerra mondiale sia stata vinta dagli Stati Uniti e persa dal Giappone e dalla Germania. E quindi insomma praticamente quello che poi veramente è successo, ma nel testo di Dick, questo è un libro fantascientifico che la gente si passa di mano in mano, che continua a circolare nonostante il regime nazista, non si sa neanche come questo testo quasi fuorilegge possa circolare. Quindi è un gioco meraviglioso di specchi, un gioco in effetti psichedelico che sorprende il lettore, perché Philip Dick ogni volta sorprende il lettore veramente in modo piacevole. E un ultimo elemento che mi ha colpito di questo libro è il finale. Il finale che non vi voglio svelare, ma è un ulteriore rovesciamento. E infine mi ha colpito la mescolanza tra un Occidente che insomma è rimasto indietro nel suo sviluppo e un Oriente che gli corre in aiuto. Perché? Perché viene citato molto spesso in questo libro il libro dei I Ching, che tutti noi sappiamo essere un antichissimo libro derivante dalla sapienza orientale, al quale si possono in qualche modo porre delle domande e dal quale si ricevono risposte un po' sibilline da interpretare, indicazioni per il presente e per il futuro. Ecco, tutti i personaggi di questo libro, ogni volta che stanno per prendere una decisione, consultano I Ching. Quindi anche questo è un elemento affascinante del testo. Philip Dick crea dipendenza, proprio come le droghe, proprio come gli psicofarmaci, ma è una dipendenza positiva, creativa, estremamente piacevole e c'è solo un modo di curare la dipendenza da Philip Dick, continuare a leggere i libri di Philip Dick.